Ragazzi, ben trovati sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui con LEGO Dimension. State supportando la serie in maniera tantissima, ecco perché oggi andremo ad affrontare, sempre nel mondo del Betelgeuse, lo spiritello porcello, la raccolta di tutti i vari mattoncini. Vi ringrazio tantissimo per il supporto che state dando a questa serie. Quindi naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Tra l'altro poi ho intenzione di cercare di utilizzare non sempre gli stessi personaggi, di utilizzarne sempre di diversi, naturalmente dando la preferenza agli ultimi che sono usciti. Naturalmente quelli fighi, gli ultimi che sono usciti. Quelli non fighi li mettiamo da parte se ce ne sono di quelli non fighi, ma penso che la pensiate come me perché avete partecipato al commento nell'altro episodio. E mi avete fatto capire che ci sono dei personaggi che vorreste vedere e altri no. Comunque non ci perdiamo in chiacchiere. Siamo qui con The Betelgeuse. Mi piace di più chiamarlo Spiritello Porcello o Betelgeuse? Non lo so. Allora, iniziamo già da Scusa, mi questo. occupo solo di cose morte. Questa è competenza dei vivi. Allora, Newt, fai il tuo dovere e apriamo sto lucchetto. Questa è una figata pazzesca quando inserisce. Allora, iniziamo. Non mi ricordo. Aspetta, che questo l'abbiamo già fatto. Ah, ok, mi sa che devo spostare il coso, perché qua si illuminano tutti quanti, ok. Non credo che sia questo. Ok, no. Ok, manco per niente. Ok. Allora, vediamo un po'. Devo farli con ordine, forse. Ok. Perfetto, sì, è fatto con ordine. Mamma che casino. Allora, iniziamo, vai. Poi questo. Questo. E questo. Yes, ok. Quindi con questo. No, ho sbagliato. Allora, prima questo. Poi questo. No. Prima questo. Poi questo. E poi questo. Porca miseria. Mi sa che l'abbiamo aperto, eh. Era un pochettino che non lo utilizzavo. Perfetto. Quindi penso che adesso dovresti darci il mattoncino. Però giustamente glielo facciamo prendere a Betelgeuse, sennò poi si incazza e vi mena tutti. Ok, primo mattoncino da Rosbok. Cioè vabbè, non è proprio il primo perché abbiamo già beccati altri. Possiamo andare avanti. La vede una cassaforte. Ammazza, avete sentito che affanno che c'ha Betelgeuse? Vabbè, questo se lo puoi aprire tu va bene, se no no, vai. Lo so che tanto non lo puoi fare. Vediamo un po' quali sono i personaggi che possiamo utilizzare. Ci abbiamo Superman, Supergirl. Supergirl ce l'ho, quindi facciamo così, Super. Visto che t'avevo beccato anche l'altra volta. La becchiamo un attimo. Aprimi un attimo questo. Allora. Perfetto. Ok. Perfetto. Vai. Ok. Così ci becchiamo anche un pochettino di punteggio che non è niente male. Perfetto, vai. Vai, Bicle, spostati di qua. Mazza che fumo che c'è. Ci spostiamo qua in alto e vediamo di capire dove sta il mattoncino d'oro. Sembra che stia qua dentro. Ma lo posso sentire? Guardate, mi fa un rumore. Ah, ok. Allora, qua dovremmo utilizzare Raven, mi pare. Però possiamo utilizzare Doc, anche Jake. Allora, io utilizzerei Jake. C'è anche Beast Boy, che già ce l'abbiamo. Vabbè, ho detto che avrei dato la precedenza ai personaggi nuovi, per cui becchiamo Beast Boy. Allora, vai Beast, vai. Penetra qua dentro. A Topolino ti sei diventato. Vabbè, non fa niente. Che schifo. Ok, allora, di qua non credo che possiamo andare. Quindi penso dobbiamo attivare prima un pulsante da quest'altra parte. Mazza, che percorso. Che topo strano che sei diventato. Ok, ci siamo. Il primo l'abbiamo becchiato. Vai, merci. Adesso dobbiamo sbloccare. Ah no, si sono sbloccati tutti. È stato facile, visto, hai visto? Bibi, scusami. No. Ah, ok. Ah sì, ti dico la verità, all'inizio avevo pensato che tipo non ci fosse. Vabbè, togliamo un altro un po' di roba, se no poi non capisco la mazza. Sì, vai a dare da mangiare. Bravo! Betelgeuse, sei riuscito. Aspetta che là forse. Allora facciamo così, guarda. Ecco, perché sennò qua tipo ci mettiamo 20 minuti per fare le cose. Allora, eccoci qua.
Che c'è vicino alla Questo costruzione? posto è una vera noia, si divertono solo i sandworm. Pensi di poterti inventare qualcosa di divertente? Ma divertente Ammazza, nel senso ricostruire giusto. Luna Park, Questo sì. 75.000! Questo sì che è divertimento macabro. Ottima scelta. E vorrei pure vedere con 75.000, se non ci fai divertire, ti spezziamo le gambine, ragazzina. Allora, qua la park l'abbiamo fatta. Allora, ci sono un po' di cose, perché penso che dobbiamo sbloccare. Sono un tipo da rompicapo, sono più del genere che si trasforma in un pappagallo e disturba tutto e tutti. Però non ho capito chi è che stava parlando. Scusate, fanno, eh? Allora, qua abbiamo già abbassato. Ok, qual è l'altro che ci manca ancora? Aspettate. Vediamo se è questo. Ok, vai. Allora, non è che vedo bene, perché quello mi sembra blu, eh. Ok. Ok, il prossimo, vai. È blu, sì. C'ho il sole di faccia e non vedo una mazza. Ok, va bene. Ah, mi manca ancora quello in basso. Aspetta. Beh, no, questo l'avevo già cambiato e stava anche bene, poi tra parentesi. Che? Vabbè, siamo stati sfortunati. Avevo morso quello sbagliato. Vediamo un po' se è questo. Ok. Dovrebbe essere questo, eh. Perché mi pare che era questo che non era dello stesso colore. Vediamo un po' se così va bene. Ok. Allora, questo l'ho messo nello stesso colore, voglio dire. No, aspetta, però qua no. Perché qua in basso non è. Questo è rosso. Ah, ok. Quindi questo non è dello stesso colore. Ok, quindi dobbiamo partire dal giallo in basso. Aspetta. Ok. Mettiamo questo qua così. Che mi ha spostato? Ok. Mi serve il giallo a destra adesso, eh. Aspetta, fammi dire un attimo una cosa. Sì, mi serve il giallo a destra, ok. Perfetto, quindi dobbiamo spostare ancora quello. Vediamo se è questo. No, non è questo. Dovrebbe essere questo, vediamo un po'. Sì, è questo, ok. Quindi al giallo di adesso dovremmo risolvere. Infatti, là dentro ci sta un mattoncino d'oro. Perfetto. Quindi anche questo l'abbiamo abbassato. Va bene, ce ne stanno ancora altri. Allora, iniziamo. Secondo me ci conviene guardare dal basso. Questo pure si è abbassato. Ci manca ancora questo, eh. Fammi vedere una cosa. Qua è tutto blu, qua è tutto blu. Allora, vediamo un po' se riusciamo a muovere questo. No, questo no. Forse è questo. Ok, questo dovrebbe essere facile, perché in basso già è tutto apparato, quindi diciamo che così non dovremmo avere problemi. E infatti così è. Ce lo dai il mattoncino? Che dici? Oh, ammazza, è caduta una cosa nuova. Allora, vai Beetle, fai tu, perché questo è il mondo tuo, se lo sai fare tu, siamo rovinati. Allora, vediamo un po' che c'è. Allora, devo cercare qualcosa. No, devo illuminare. Aspetta, 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 aspetta. È vero, è vero. Questo si faceva uno degli ultimi livelli che abbiamo fatto. Che era una figata pazzesca. L'avevano attivata nell'ultimo. La creazione è fantastica. Allora, mo devo soltanto ricordarmi come cavolo si fa. Aspetta, Oh, temo di aver lasciato la mia valigia aperta. Meglio andare a controllare. Mi sa che si fa così, eh? Perché non mi ricordavo bene. Pensavano davvero che mi sarei fermato. Sono il fantastico Porca dei miseria. furbetti. Oh, quando ho fatto tutti questi personaggi diventa un casino. Comunque, bravo Bit, te lo sei meritato veramente alla grande. È stato un mattoncino abbastanza complicato. Vabbè, no, più che altro non più che altro, un po' lento, vabbè. Allora, qua pure ci sta qualcosa in alto, secondo me, eh. Proviamo ad andare. Ah, ma penso che sia una corsa.
Vediamo un po' se riesco a beccare. Allora, vediamo se con questo andiamo meglio. Perché in pratica il mattoncino d'oro ci dovrebbe stare qua, eh. E ci sta. Ok. Vai. Dobbiamo essere più veloci, secondo me. Ok. Vediamo se ce la facciamo. Vabbè, che è sto cavolo. E vai, però. Iniziamo, eh. Se vai bene ce la facciamo. Vai in mezzo. Ammazza. E vai, ok, ho messo il tubo. Attenzione alle nuvole. Non mi far beccare la corrente. Vai. Ok, anche di qua. E dai. Oh, quando si passa qua in mezzo diventa difficile. Vai. Perfetto. Vai. Ce la facciamo? Che è da tanto tempo che non lo facciamo. Ok. Vai. Dai che sono andato molto meglio di prima, eh. Oh cavolo, finalmente l'ho becchiato. Mamma mia ragazzi, abbiamo dovuto fare un percorso tremendo. Ho utilizzato tantissime volte BB, ma ci è andata sempre molto molto male. Non lo so poi perché, perché poi pensavo che BB fosse all'altezza. Allora, aspetta un attimo, che qua ci sta un altro mattoncino d'oro che non l'abbiamo sbloccato. Però questa è la casa e l'abbiamo già vista prima. Proverei a vedere se riusciamo a beccarci questo mattoncino che sembra in un pozzo. Vediamo un pochettino se riusciamo ad aprire qualcosa. Che è questo? Oh mamma. Oh, ma sto livello è praticamente una cosa tipo... Oh cavolo. Ma già sia, ma non... Lo sapevo, allora, che avrei dovuto giocare di più ai videogame. Secondo me qua è roba di Beetlejuice. Allora, dobbiamo secondo me realizzare qualche cosa. Aspetta, perché così dall'alto non è che riesco a vedere bene. Perché qua dentro... Allora, dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare. Fatemi vedere un attimo una cosa, perché secondo me... Devo capire che cosa dobbiamo realizzare qua dentro. Questo è un teschio, ok. Sembra un artiglio questo. Allora, così sembra... No, non sembra una mazza così, eh. Vediamo un po' se questo va bene con questo. Ok. Ok, questo l'abbiamo messo, vai. Allora, se noi mettiamo questo qua. Così. E questo lo mettiamo qua così. Non va bene. Secondo me dovremmo invertire questi due. Il problema è come li invertiamo. Allora, aspetta, perché secondo me questo, ma no, perché se questo va qua non va bene. Allora, se proviamo a fare così. Aspetta, dai, non mi rompere le scatole. Vediamo un po' se ce la faccio così. Ok, forse così ce la facciamo, eh. Metti così. Aia, aspetta. Dovremmo farcela. Ah, ancora no, che palle. Aspetta, vai. Vai, ok. Ma che c'ha che non va bene? Aspetta, forse... No, questo deve girare per forza, perché visto che sta di qua. Allora, così dovrebbe scendere. Ancora non scende. Perché non scendi? Vediamo se così va. Niente. Che c'hai che non vuoi andare di qua? Vediamo se così spinge. Niente da fare. Oh, ancora non spinge. Ma fammi capire una cosa. Questo si muove. Ah, ok. Questo si muove. Vai.
Allora, così però dovrebbe andare perché in mezzo dovremmo poter passare. Aspetta, vai. Perché così penso di averli invertiti. Ma vediamo però. Che non so se li abbiamo invertiti veramente per bene o che non va bene. Comunque. Ah, e che palle, dai. Che fai? A tre non ce la fai. Vediamo un po', vai. E dai, vediamo adesso. Niente. Ok. Mamma mia, mi stai facendo uscire l'ernia proprio. Qual è il problema? Scusami, perché non riesci a spingerlo questo? Vabbè, facciamo così, guarda, perché secondo me hai difficoltà a 3, eh. Ok, questo l'abbiamo messo, vai. Vediamo se ce la facciamo. Oh, è stata un'impresa perché non ho capito se in pratica a 3 non me le faceva spingere, forse, vai. Guarda qua ancora, perché non me lo fai spingere? Cioè, ormai è entrato, vai. Ok, ci manca l'ultimo, che penso dovrebbe andare di qua. No, ancora. Vediamo se così va bene. Perfetto. Oh, che figata. Era dall'alto che si vedeva lo scheletro, perciò Pensavo non che si non capiva avessi una mazza. fermato. Sono il fantasma più fico di tutti. Non lo so. Comunque, ragazzi, anche questa parte termina qui. Abbiamo raccolto parecchi mattoncini d'oro e soprattutto ho introdotto anche vecchi personaggi tipo Newt Scamander, che poi tra l'altro mi avete anche chiesto. Naturalmente, andatevi a vedere gli altri episodi dove ho sbloccato e utilizzato anche i vari personaggi e anche tutte le varie configurazioni dei veicoli. Naturalmente, come al solito, vi dite come possiamo mettere un bel pollice in su, un bel commento, un mi piace, fatemi sapere la vostra. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye!